Benvenuti su Robbels, il miglior canale sul tubo italiano, con il Dr. Meg e il signor Lune. E questo è uno speciale per i primi due o tre Miami, il signor Lune. Assolutamente sì, il dottore non ne sapeva assolutamente nulla. Quindi facciamo che prendiamo tutte quante le letterine nel primo offline. Assolutamente no, giochiamo a Keyboard Drums e Fucking Werefall! No. Yeah! Sigla! No. Eccoci qui, la schermata più bella del mondo. E praticamente le tartarughe ninja riscossa, Teenage Mutant Ninja Turtles. Assolutamente sì. Allora, gioco che si gioca con la tastiera, i tasti sono solamente 6. Sono i tasti freccia per la sua felicità. Okay, più? Più il tasto Z e il tasto X. Okay. Quindi io mi faccio un attimo da parte. Vada dottore, Eye of the Tiger. Z è per... E a livelli, questo qui è il primo muro, quello d'altro tasto, salta. Non so. Con Z o X, uno dei due. Qui deve collezionare i cubetti, devono essere almeno 10, possono essere di più ma non di meno. Tanto canzone particolarmente intonata. Ma lui è in pigiama, tipo. Eh? Ah, ci sono anche i sottotitoli, che bello. Sì, sì, sì. Chi deve premere ripetutamente ZX insieme? No, sono ZX. E qui c'è la trasformazione in Werewolf, che se si riesce a completare... ce l'ha fatta. Qui deve evitare le scatole. Ah, ok. Ha solo 3 vite, attenzione. Ce l'ha fatta già, però non ha un cazzo di senso. Sì, stai cercando... Adesso qui devi ammazzare le persone. Evitando sempre gli scatoloni. Devi ammazzarne almeno altri... Attenzione, è morto. No, peccato. Vada, dottore, riprovi. Ah sì, e si inizia sempre da capo. Questo ma è... come si salti? Prima è quello. E con l'altro tasto. Ecco. Ricordi che devi collezionare i cubetti, eh? E i cosi neri la uccidono. Non si sente. Ah, ma... non si sente meglio a giocare quello che è stato il capostipite dei primi due o tre Miami. Non le entra quel senso di completismo. Vada, dottore. Tanto anche lei è andato via via negli Stati Uniti. Ricordiamolo. E quindi? Cioè, c'ha una... c'è un continuous con quello che è il suo, vedi, l'azzurro predominante. Cioè, tante cose che ritornano, vedete. Dovrebbe piacere un gioco così. Porca. Non capisco questo gioco su cosa si basi. Su una canzone, che è questa qui. Adesso qui ci sarà... ok. Va l'autore, I am the tiger! Voi ora non vedete, ma qui c'è la... Sì, ma lo sentono probabilmente. Sentono questo ticchettare. Va l'autore. So gay. Bene, gliene mancano solo altri 3. 2. Perfetto. Ora deve premere Z ripetutamente. Just so
Ora qui deve scappare o uccidere e ucciderli, possibilmente. Come? E con su e giù mi pare che ci si muova. O sinistra destra. Sì, sinistra destra. Anche qui c'ha le vite, eh? Nello specifico ne aveva 5, però 3 sono già andate. Una. Vada dottore, le manca poco. Ah, no, 3 secondi. Faccio io? Vada signor, non ne vada. Questo è un gioco di altissimo valore intellettuale. Ma assolutamente sì, c'è anche una canzone dietro. C'è più intelletto di così e si muore. Cosa devono fare di più? Sono caduto. Proprio ZX, proprio. I due pulsanti più ignoranti. Di... Ma non sono ignoranti, non dica così. Non dica subdolate. Quindi è una serie introta di minigiochi che fanno seguito alla canzone. Lei non sta apprezzando, dica la verità. Con la sorpresa che le ho fatto, cioè, ma quando mai le ricapita di giocare a Keyboard Drums and Fucking Well? Esatto. Ma un qualsiasi gioco con un titolo così assurdamente bello, tra l'altro. Non ce l'ho fatta, no? Non ce l'ho fatta. Ci riprovo, dopo le passo la palla. Non ha fatto abbastanza vittime. E vede, questa è c'è tutta una storia dietro. Lui è alla ricerca di se stesso. Su una montagna. E lì scopre di essere un lupo mannaro. No! Ho toccato il pipistrello. Maledetti. Meglio morire che peccarti di... Penso di sì. Vede, dopo lui li scopre. Ah, ma io in montagna ho scoperto che sono un lupo mannaro. E la sua vera natura è questa. Un po' Homo homini lupus. E lui più o meno l'aveva interpretata così. Ne è un poeta, sì. Ma assolutamente. È anche un filantro. Un filantro. Perché ha dato dei soldi a questa gente. Esatto. Per fare questo gioco. E ho comprato anche la canzone su iTunes. È vero? No. Non so neanche se c'è su iTunes una canzone così. X mi sembra che sia questa. Come? Solo X questa. Z. Z. Aia. Allora, come gioco, i singoli giochi per il loro, non è che sono proprio sbagliatissimi. 2 secondi, 1-0. E c'ho lo spread gun. E qui il mostro finale. Ah, siamo già al mostro finale. Sì, questo è l'ultimo livello. Dove cazzo sono? Aia. No, sono morto. Vado dottore, gli ho spianato la strada verso il successo.
che canzone ispirante. Sì, sì, sì. Come non cantare all'oratorio. Ma infatti. E qui la trasformazione completa. Che secondo me i disegnatori sono gli stessi che facevano le pubblicità della Ceres. Bene? Della Ceres. Ci assomigliano un po' come... Se le ricordo le pubblicità della Ceres. Ok, ha già raggiunto il quorum. Quindi deve solamente premere Z in continuazione. Ricordiamo un gioco che non è un... Fatto glitch un po', però... Ah, cazzo. Peccato. Più un po' riconosciamo quello che sono i disegni... Cioè, la struttura dei boschi di Hotline Miami 2 alle Hawaii. Si riconosce un po' quelli che sono li ha riconosciuti chiaramente, sì, no? Sì, sì. Come dire di no, sì. Uno. Non ci credo mai nella vita. Tra l'altro era da un'ora che non stavo toccando nulla. Sì, beh, ci sta. Questo probabilmente sarà un video senza un cazzo di senso, mi avrebbe detto. Ma non è, è uno speciale, dottore, su via, non sia così. Se questi qui sono inventati un gioco che si chiama Keyboard Drum Set Fucking Football. Beh, era un gran titolo. Che vorrebbe dire il fottutissimo. No, allora, l'aiuto dicendo che Fucking Werewolf è il nome della canzone. Credo. O del gruppo musicale, forse. Quindi keyboard drumset vuol dire tastiera, che cioè batteria da tastiera. Esatto, sbattimento di tastiera sui fucking werewolf. E secondo me rende l'idea, perché effettivamente io in questo momento sto battendo i tasti della tastiera mentre ci sono i fucking werewolf che cantano. E il quadro qui si chiude. Sì. Proprio giusto, giusto, decisamente sì. Qui non so perché il cielo glitcha in questa maniera. Secondo me non è un caso. Lei dice. Diciamo che secondo me non è un problema del computer. Ma lei dice, signorone, che questo praticamente è un finto gioco creato per... per diciamo essere il video della canzone? No, non credo questo, però è bello, cioè è più bello. No! Quanto mancavano? Troppo, però sono morto come un pippo. Allora, tanto il tempo va, eventualmente poi taglieremo qualora dovesse essere troppo lunga, arriviamo direttamente al lato finale. Guarda la cura nei dettagli. La cura, i dettagli. Cioè, la montagna. Una montagna così bella, lei, ma dove l'ha mai vista? Come c'ha ragione il signor Lune. Come poi uno che ragione. Gira senza pantaloni, con dei pelazzi così. Che... Secondo me quelle sono dei pantaloni da pigiama. Montagna 80, però. E gli scalda molto. Perché questo è un gioco ambientato negli anni 90. Esattamente come tra i Miami. Ah, tutto torna. Tutto torna, dottore, tutto torna. No, comunque ha già lei, signor Bonet, lui è nudo. Ora lo è. No, anche prima. Chissà questa gente lo deve dire. Per potersi permettere di girare su una montagna senza le... Se lui cercasse se stesso su una montagna nudo, avrebbe dei problemi, ragazzi.
Ma no, vabbè, è una montagna viola alla fine, veramente. Poi vede la randomicità con cui cascano, perché non lo sa mai, potrebbe essere su, potrebbe essere giù. E non ce l'ha fatta, però. Per uno non ce l'ha fatta. Quindi riprendo io. Anche se, signore, secondo me potrebbe avere un senso il gioco musicale qui. In che modo? Perché l'obiettivo finale è ascoltare la canzone. Sì, e ammazzare un mostro, un ricordo. L'obiettivo finale è riuscire a portare a compimento la canzone. Esatto, solo che secondo me la canzone è talmente bella. È un peccato. Te la devi guadagnare. Esatto. Ecco. Non si fa beccare da un... da un uccello pagulo. Esatto. Visto, visto che ti prendono sempre da sotto, direi che più che l'uccello pagulo. Ok. Ora l'attacco dell'uomo lupo contro gli scagnozzi qui dell'unicorno. Perché? Perché l'unicorno è cattivo. Di unicorno è quello che sta dentro una città mentre siamo. Beh, perché il lupo mannaro era stato relegato in quanto natura sua era, e i ricordi cancellati. Certo. Perché giustamente ricordo, pericoloso, cioè, lui che da un essere umano riesce a costruire un fucile a pompa, voglio dire, no? Sì. È pericoloso. Ma vaffanculo. Lo devi morire. Sì, mi stanno ascoltando. E infatti. Niente, vada dottore. Continua a dire che questo gioco non c'ha un cazzo di senso. Come non ha senso, dottore? La ricerca dell'io. La scoperta di essere un essere sovrannaturale e quindi, dopo aver fatto piccoli errori di gioventù, lui si redime andando contro quello che è il dio unicorno. Il dio unicorno. Certo, c'è anche della religione dietro, perché se le ricorda, il grande unicorno rosa trasparente è tipico della religione pastafarayana. Quindi c'è anche una lotta a quello che è il pastafarianese. Esatto. Cioè, c'è tutto in questo gioco, c'è tutto. Cioè, lei non mi... sì. Lei si figli, cioè, c'è tutto. C'è la famiglia, ci sono i valori. Assolutamente sì, i valori, cioè l'unità, insomma, il desiderio di libertà, questa cosa. Sì, sì, molta libertà, molto desiderio. Tutti i temi che poi troviamo anche in Hotline Miami. Cioè, in Hotline Miami ci sono un sacco di temi della famiglia. Basti pensare tipo a Richter con sua madre, per dire, no? Sì, sì, sì. O a Ethan, a Evan con la moglie, o il russo che guadagna un sacco di soldi e poi quell'altra gli dà il ben servito. Cioè, sono tutti i valori della famiglia questi, no? Il fatto di passare attraverso i palazzi anche, cioè, valori della famiglia. Correre nei boschi. Correre nei boschi è molto valore della famiglia. Sì, campeggio, ci ricorda un po' quello che è il gruppo delle giovani marmotte, per dire, gli scout. Così era. Un CD. Ah, era il famoso CD quello. Mi chiedevo come si facesse a prendere il CD. Come si faceva a prendere il CD? Ah, come ha fatto lei? Lì. Così, con la cazzo. Vada dottore, ce la può fare, eviti le bombe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All'ultimo. Signor Lune, a lei. Vado io. Diciamo un gioco in cui c'è tutto. È un gioco che è un kebab sto gioco. Tranne se vogliamo la grafica. Ma la grafica è figlia dei suoi anni. È un gioco del 2004, credo. Quindi dai, ci sta. Sì, 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 perché... mi sembrava che
pure il tournament 2003 fosse... ma glielo dai. Almeno aveva questo... Guardi che, con che anti-aliasing, voglio dire. Quasi sembra che sia l'unico... Ma sembra di avercelo davanti, lasci fare. Questo con l'Oculus, sa che roba è? Di sicuro che questa pianeta diverte niente. Warcraft. È giusto. Che poi vede, c'è il lupo, ride. Comunque il lupo è felice. Sì, c'ha la smania, voglio dire. Lui deve uccidere qui. Perché ha trovato la sua vera natura, ecco, lì c'era. E non sono riuscito a prenderlo. Vado, dottore. Ma lei questo gioco l'ha mai finito, secondo me? No. Però basta uccidere il unicorno, voglio dire. Però mio cugino mi ha detto che ce l'ha fatta, quindi. Mio cugino ce l'ha fatta. E sì, ha usato solo una mano, tra l'altro. Mio cugino, che è un barbatrucco. Sì, 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 sì. Assolutamente sì. No. E raccolga uno e poi può andare tranquillamente. Sente, sente che già la sta canticchiando sta canzone. Direi che questo c'è anche proprio un senso di comunità in questo gioco. Sì. Anche fatto così. Ah, mi è mancato un sacco! Deve prendere questo, per forza. Per forza. Basta beccare il giusto. Basta beccare il giusto. Va, dottore. Perché cosa ha fatto di divertente? Scappare o uccidere. La parte più bella dovrebbe essere tecnicamente la fine. Occhio ai viti. Perfetto. Cazzo. Sembra che al sicuro è... Ce la potremmo anche fare, eh? L'ultimo try, prossimo, l'ultimo try. L'ultimo try, dopo tagliamo direttamente alla risoluzione del gioco. Guardi, guarda che roba, guarda che roba! Le skill del signor Lune a zompare sul ghiaccio. Però che succede? Però ho preso il CD. Che sarà un buon omaggio di 5 euro per comprare la canzone su iTunes, tra l'altro. Solo una canzone di Fucking Rap? Assolutamente sì, cioè quella giochiamo. Questo qui è il peggior cantante che abbia messo. Ma perché? Solo perché assomiglia a quello dello Ceres, lei dice così. Quello di me? A quello della Ceres. Mettiamola così. E dice che secondo la Ceres ha lasciato dei brutti ricordi. Manca uno. Bene, ne ho uno in più. Che male non fa. Così cantano. Permettete di andare. Io sarò sempre lo stesso. Sarò sempre
Lancia missili? Già la devo fare. Dove sono? E il signor Lune porta a casa la vittoria in extremis. Comunque rimango sempre mediafire.com. Il bonus pack. Scrivi. Ruba il CD. Vabbè, dopo lo leggo sul coso. Bene, e io direi con questa grandissima prova è il tempo di salutarci. Grazie per aver seguito lo speciale. Condividete, seguite anche le due serie su Fly Miami 1 e 2 Wrong Number e noi ci vediamo un altro episodio sempre su Hobbes, il miglior canale su YouTube italiano, che in inglese si dice Hobbes Best The Mayor The Mayor, credo che sia il sindaco. The Mayor canale. Il sindaco canale su YouTube italiano. Ciao a tutti. Ciao. Hobbes, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meng, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Cioè...